Taglio del nastro per Agritour. All'Arezzo Fiere Congressi fino al 27 ottobre l'edizione numero 22 del Salone Nazionale dell'Agriturismo e dell'Agricoltura Multifunzionale. Quest'anno il filo conduttore della manifestazione è l'intelligenza artificiale declinata ai settori dell'agricoltura e dell'accoglienza. Da qui il workshop che possiamo vedere alle nostre spalle con oltre 100 tour operator provenienti da 27 paesi di tutto il mondo. Saranno fatti 3.000 incontri nelle due giornate con le aziende agrituristiche, in più negli incontri delle training session, quindi qua abbiamo delle arene Tech Experience e Agri Intelligence, il Master sempre proprio per la formazione dei giovani, i convegni istituzionali per un totale di oltre 4.600 minuti di formazione fatti da 82 speaker. Quindi guardiamo al futuro, guardiamo ai giovani per un agriturismo che sia sempre più accogliente e esperienziale, che è ciò che il turista cerca. L'agriturismo continua a rappresentare uno dei comparti più dinamici e vivaci dell'agricoltura italiana e trasversalmente del turismo. La Toscana resta la regione dei record con 5.797 imprese agrituristiche che rappresentano il 21,8% dell'offerta agrituristica nazionale. Una scelta che la regione toscana fece molti anni fa di investire sull'agriturismo e questo ha consentito non solo a tante aziende agricole di poter sopravvivere meglio grazie all'attività complementare degli agriturismi rispetto all'attività agricola e dall'altro lato anche di recuperare buona parte del territorio della nostra regione che attraverso la legge dell'agriturismo è stato ristrutturato, è stato abitato, è stato di nuovo popolato e migliorato ed è diventato un punto d'attrazione. Il territorio nostro non fa eccezione, è un settore sul quale puntare molto per uno sviluppo che sarà molto importante anche nell'accoglienza turistica. All'Arezzo Fiere Congressi sabato e domenica, poi spazio anche a Passioni in Fiera. Questo grande contenitore che più che per le aziende specializzate come invece Agritour è per le famiglie, quindi le famiglie qui potranno trovare un po' di tutto e passare una piacevole giornata con i loro bambini.